Cari telespettatori, buonasera e bentornati a Primo Cittadino. Diamo via questa nuova stagione del programma di Fanu TV insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Buonasera sindaco e bentornato nei nostri studi. Buonasera a tutti. Il numero per intervenire in diretta è sempre lo stesso, 0721 86 14 33 per chiamare e parlare direttamente con il primo cittadino, oppure 338 49 68 250 per inviarci messaggi anche con WhatsApp. Sindaco, vorrei cominciare a parlare con lei subito delle elezioni comunali di Senigallia, perché è stata registrata un'altra giornata storica per la Regione Marche con la vittoria del centrodestra. Il sindaco Massimo Olivetti è stato appunto eletto e votato oggi alle 15. Si sono chiuse queste urne e poi ecco Centrodestra Unito che ha strappato alla sinistra un comune, ricordiamo che è stato amministrato da Maurizio Mangialardi, ex presidente ANCI Marche, ma anche il candidato governatore per le regionali. Sì, è un brutto colpo anche perché Senigallia è una città importante per le Marche, governata bene negli ultimi decenni, una delle città simbolo anche dal punto di vista turistico, della vivacità, quindi ma sicuramente avrà inciso il traino delle elezioni regionali di poche settimane fa, di pochi giorni fa. Questo sicuramente ha dato magari più spinta al centrodestra. Credo però che abbiano contato molto anche le divisioni, perché non era tutto così limpido, diciamo, tranquillo come magari poteva apparire. C'era stata una forte divisione del campo del centro-sinistra nella scelta del candidato, probabilmente questa divisione ha avuto degli strascichi e nei ballottaggi le divisioni sono molto complicate, sono molto pericolose, perché poi spesso e volentieri non si riescono a ricomporre al secondo turno e anzi al secondo turno poi prevale la voglia di cambiare. Non è la prima volta che succede, però è un brutto colpo perché, ripeto, Senigallia è una città importante, quindi complimenti al nuovo sindaco Olivetti, e sicuramente ci sarà tanto da fare nelle Marche per ricostruire e ripartire, sapendo che comunque ci sono ancora tantissime città governate dal centro-sinistra, la maggioranza delle città ancora sono governate dal centro-sinistra, però è chiaro che le elezioni regionali hanno aperto una fase politica nuova dove tutti noi dobbiamo riorganizzarci al meglio. Gostoli adesso che cosa farà secondo lei? Si dimetterà in programma una riunione con i vertici DEM? Ma io penso che sia una scorciatoia quella di trovare delle responsabilità. Gostoli ha fatto di tutto in questi anni per tenere insieme la coalizione di centrosinistra, per gestire una fase transitoria, ha dovuto comunque gestire un cambio di presidente sul quale c'era una parte della coalizione che esprimeva un giudizio negativo, e quindi, come dire, ha fatto tutto quello che poteva fare un segretario. È chiaro che quando si perde i segretari si assumono le loro responsabilità, però io sinceramente spero che Gostoli non si dimetta, che mantenga il suo ruolo aprendo una fase congressuale, cioè noi comunque dovremmo fare una fase di ricostruzione, dovremmo andare presto a un nuovo congresso regionale, credo anche congressi provinciali, perché abbiamo tante realtà delle province sguarnite o da riorganizzare, quindi io spero che ci possa essere un'apertura immediata di una fase congressuale ordinata nella quale magari Gostoli potrebbe svolgere un ruolo da garante, poi nessuno gli chiede di rimanere lì vita natural durante, credo che non lo voglia sicuramente neanche lui, però adesso chiedere le dimissioni di un segretario è come dire tutta colpa di un segretario, mentre mi pare la vicenda molto più complessa sia quella delle Marche, a partire dal fatto che quando cambi un presidente al primo mandato oggettivamente ci sono dei problemi di fondo che Gostoli ha provato a gestire, quindi spero sinceramente che rimanga al suo posto almeno per garantire la fase congressuale che sicuramente si deve aprire, che deve aprire una pagina nuova nel PD marchigiano, nella ricostruzione del centro-sinistra. Il PD comunque è riuscito a tenere botta nella città di Pesaro, abbiamo visto anche il risultato di Micaela Vitri, di Biancani. Che cosa ha funzionato secondo lei, che cosa invece nel dettaglio da rivedere? A Pesaro nella sconfitta così amara e così pesante è andata molto bene, perché il PD ha preso il 40%, quindi una percentuale davvero altissima, a maggior ragione in un contesto di sconfitta. E in più siamo riusciti ad eleggere i due candidati di Pesaro dalla Valle del Foglia con preferenze e record, perché Biancani non solo ha vinto, ma Biancani è il più votato di tutti i consiglieri delle Marche. Micaela Vitri ha agevolato anche la sua spinta, la sua e quella di Occhielli. Biancani è un candidato che tira di per sé, nel senso è davvero uno molto radicato, popolare, ha fatto un ottimo lavoro e quindi ha riscosso il grande lavoro che ha fatto in questi anni, la grande serietà.
E di certo abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, di supporto, e questo sicuramente ha aiutato. E poi abbiamo, credo, anche individuato una candidatura femminile competitiva. Questo è merito di Ucchielli, perché la proposta è arrivata da Vallefoglia, che veniva come te, fra l'altro, no? dal giornalismo locale, conosceva molto bene i problemi, ha messo tanta energia, tanta voglia di mettere in campo anche la novità necessaria, e questo ha pagato. E quindi entrambi hanno avuto, non solo sono stati eletti, ma hanno avuto davvero, Biancani è stato il primo dei 31 consiglieri regionali, Biancani è il primo, e la Vitri è la quinta di tutta la Regione Marche, quindi significa davvero che hanno avuto un grande consenso personale, c'è stato un grande gioco di squadra. Adesso però entrambi hanno una grande responsabilità, perché per il centro-sinistra devono rappresentare tutta la provincia, e quindi devono rappresentare Fano, devono rappresentare le aree interne, devono rappresentare innanzitutto quei comuni che non li hanno votati, che avevano altri candidati, perché quei sindaci, quei territori hanno bisogno di riferimenti anche nell'opposizione. Così come coloro che sono stati eletti in maggioranza, penso a Carloni, penso a Ser Filippi, penso a Baldelli, piuttosto che il consigliere di Apecchio, Rossi, devono rappresentare anche il resto della provincia, anche i territori dove non sono stati votati o dove sono stati votati molto poco, e al tempo stesso devono rappresentare tutta la provincia a prescindere dal colore politico. Quindi c'è un senso di responsabilità nuova che deve scattare da parte di tutti, perché non si può governare la Regione Marche senza Pesaro e la Vallata del Foglia, e non si può pensare di rappresentare la provincia di Pesaro Urbino anche dall'opposizione in Consiglio regionale soltanto con Pesaro e la Vallata del Foglia. Quindi noi abbiamo la responsabilità di rappresentare il centro-sinistra di tutta la provincia, e i consiglieri di centrodestra che sono al governo hanno una responsabilità di governo, di rappresentazione di tutto il territorio provinciale, a partire dalla città di Pesaro, che per poche migliaia di abitanti non è la prima città delle Marche. Non dimentichiamoci che con Montecicardo siamo arrivati a 97.000 abitanti, ancora ne ha appena 3.000-4.000 più di Pesaro, quindi stiamo davvero parlando, insieme a Vallefoglia, del primo comprensorio delle Marche. Quindi penso che il presidente Acquaroli, Carloni, che presumibilmente andrà a svolgere un ruolo di grande responsabilità in giunta, dovranno avere una grande attenzione rispetto a questi territori e dovranno collaborare nell'interesse di tutti. Poi parleremo anche di Montecicardo, ci stanno arrivando già tantissimi messaggi, ma dovremo avere una persona in linea. Sentiamo chi c'è al telefono, buonasera. Buonasera. Prego, il sindaco è qua che l'ascolta. Sì, grazie. Volevo chiedere al sindaco, avevo pensato prima una domanda più squisitamente politica, poi opto invece per delle domande di carattere più strettamente amministrativo. Perché io la seguo molto spesso qui su Fano TV, e lei nelle ultime apparizioni aveva preso degli impegni, allora volevo sapere a che punto era. E riguardano la realizzazione di due app, una sulla falsariga di Buca, una che doveva riguardare il verde urbano e il secondo il servizio nel pezzo urbano. Credo che siano più importanti di Buca due queste app, perché è difficile interloquire con questi due servizi, molto difficile. Poi volevo anche ricordare un impegno che si era preso, questo mi sta particolarmente a cuore perché sono un ciclo amatore, ed è quello dell'anello per ciclisti da fare alla Torraccia, che sono anni di cui si parla e che Fano c'ha e Pesaro non ha. Punto. Tutto qui. Al sindaco, la ringrazio per la risposta. Grazie a lei, si ricordano delle sue promesse? Sì, giustamente. Allora, l'app, lo dico per coloro che non lo sanno, da qualche mese c'è questa app che si chiama Buca, dove le persone possono scaricare facilissimo e possono segnalare le buche alla Mobility Pro, che è quella che fa la manutenzione ordinaria delle strade, per andare a chiudere le buche, e possono poi devono avere la risposta di verifica che l'intervento è stato fatto. Non ho ancora idea di quante persone l'hanno scaricata e di come stia funzionando il servizio, dovremo fare un primo bilancio, diciamo, tra qualche settimana. Se funziona e se i cittadini hanno cominciato davvero a partecipare, a scaricare questa app, penso che l'evoluzione possa essere anche sul verde e sulla nettezza urbana. Sono due settori diversi. Quindi prima di partire sugli altri settori voglio avere la garanzia che sulle buche funzioni, che ci sia partecipazione, che sia davvero una cosa che ha creato dei miglioramenti nell'organizzazione del lavoro. E quindi se funzionerà andremo avanti anche su altri settori, ma ancora non siamo pronti, abbiamo bisogno prima di fare un bilancio del lavoro fatto di questi mesi.
E sull'altro abbiamo appena ripartecipato a un bando del CONI e del Ministero dello Sport, si chiama Bando Sport Periferie, dove abbiamo di nuovo riproposto la pista per il ciclismo da fare alla Torraccia. L'altra volta non ci siamo entrati per pochi punti, speriamo questa volta di riuscirci, quindi abbiamo presentato un unico progetto sperando che possa essere finanziato quest'anno in questo bando, siamo fiduciosi e il progetto che abbiamo proposto è esattamente quello per il ciclismo, perché in questi anni abbiamo fatto e stiamo facendo tanti interventi negli impianti sportivi e manca a Pesaro ormai da tanti anni un luogo per l'allenamento dei ciclisti, quindi speriamo questa volta di essere fiduciosi, credo tra un paio di mesi avremo la risposta e altrimenti dovremo finanziarla con le nostre risorse, però credo che questa volta ce la faremo. Sindaco, passiamo al Covid. Qual è la situazione a Pesaro e che cosa ne pensa dell'ordinanza firmata dal nuovo governatore delle Marche? A Pesaro città la situazione non è negativa in questo momento. Anche i casi che vediamo ogni giorno che arrivano dalla provincia di Pesaro Urbino, diciamo, sono pochi quelli che ricadono nella città di Pesaro in questo momento. Forse anche perché abbiamo avuto talmente tanti casi in primavera che, come dire, siamo stati una delle città più colpite in Italia, quindi se è vero come qualcuno pensa che chi l'ha avuto almeno per un po' di tempo sviluppa un po' di immunità, forse il motivo è quello più che altro, cioè il fatto che l'abbiamo avuto in tanti prima, magari adesso ce l'hanno in realtà, penso ad Ascoli Piceno piuttosto che ad altre realtà della regione che erano state meno colpite, stessa cosa sta avvenendo nelle regioni, il Lazio, la Campania, piuttosto che altro. Però dobbiamo tenere la guardia altissima, non alta. Io sono d'accordo con l'ordinanza che ha fatto Acquaroli, perché è vero che se uno cammina da solo per strada non ha bisogno della mascherina, però è anche vero che l'ordinanza è fatta per chi per strada si incontra con altri e quindi credo che l'uso della mascherina aumenterà sempre più nelle prossime settimane. Io non credo che la risposta possa essere un nuovo lockdown, penso che il Paese dal punto di vista economico e sociale non lo reggerebbe, sicuramente ci potranno essere delle chiusure mirate in alcuni settori piuttosto che in alcuni luoghi, ma io non credo ad un nuovo lockdown, penso che il Paese non lo reggerebbe dal punto di vista sociale, quindi dovremo essere ancora più prudenti, lavare le mani ancora più di prima, mettere la mascherina sempre più spesso. Io penso, la mia previsione è da mesi che si arriverà anche alla mascherina obbligatoria in classe, penso che andrà a finire così, una previsione che ho fatto ad agosto ormai e credo che alla fine andrà a finire così. Però si sono riscontrati dei casi in classe? Sì, anche se in verità negli studenti molto meno rispetto al resto, anche oggi sono stati dati dati nazionali, però cioè noi avremo mesi nei quali dovremo convivere con il virus, quindi dovremo convivere con il virus perché il virus c'è, aumenterà nelle prossime settimane perché vivremo sempre più al chiuso e questo inciderà negativamente e al tempo stesso non possiamo richiudere tutto. Quindi dobbiamo aumentare la soglia di protezione, quindi lavare le mani, mantenere il distanziamento, evitare gli assembramenti, mettere la mascherina quasi ovunque. E scaricare l'app Immuni, sindaco. E scaricare l'app Immuni, cosa che ho rilanciato questa mattina, se non sbaglio, perché sono pochissime ancora le persone che l'hanno, invece è molto importante per rintracciare i positivi e i contatti con i positivi. Lei l'ha scaricata? Sì, io l'avevo scaricata da prima in verità, però mi sono sentito in questi giorni di rilanciare la promozione perché mi sono reso conto anche a Pesaro che sono pochissime le persone che l'hanno scaricata. E ci può spiegare in poche parole come funziona per raccontarlo anche a chi non la conoscesse? Basta andare andare su internet e scrivere Immuni e ti esce già l'app, ti compare l'app e quindi c'è poi una guida per scaricarla con dei semplici click e accettazione delle regole che sono anche sulla privacy che sono applicate ad Immuni e poi le arriva un messaggio sul telefono, sì, quando lei viene a contatto bisogna tenere aperta il Bluetooth in modo tale che se entro in contatto con qualcuno che è risultato positivo Immuni ti manda la notifica. E poi che cosa succede? Questa persona si deve preoccupare, deve andare a richiedere il tampone? La persona deve fare la quarantena, deve stare 14 giorni in quarantena se è stata a contatto, se ovviamente Immuni rileva che è stata a contatto per più di tot tempo, una distanza limitata da una persona risultata positiva.
e comunque sia, nel momento in cui ti viene segnalato, puoi sempre poi chiamare il medico, la struttura sanitaria per capire come meglio muoversi. Però è molto importante perché alla fine aiuta ad individuare le persone in contatto con i positivi, e se noi riusciamo a isolare nei giorni del potenziale contagio, cioè quando le persone sono contagiose, abbiamo visto che sono all'incirca, sono pochi i giorni nei quali le persone sono contagiose, se riusciamo a isolare le persone al momento del contagio è evidente che noi così riduciamo di molto l'impatto del virus. Quindi, però ad esempio, se io vado al mercato, no? Ci sono tantissime persone e giustamente per una questione di privacy l'applicazione non mi verrà mai a dire chi è stato l'untore, quindi io posso tornare a casa, mettermi in quarantena e magari non essere nemmeno stato contagiato. Non è Beh, un po' credo inquietante che ci siano, anche per le persone credo ansiose. Che ci siano delle dinamiche per cui non basta essere sfiorati, credo che bisogna stare almeno un po' di tempo a contatto con una persona che abbia comunque l'app, che abbia dichiarato di essere positivo, quindi sono una serie di circostanze, però penso che sia un modo intelligente di collaborare, quindi in questo momento serve molta collaborazione dei cittadini, serve molto spirito civico e questo è un modo per collaborare, quindi più collaboriamo e prima sconfiggeremo questo virus, sapendo che avremo un autunno e un inverno molto complicati, quindi dovremo convivere con questa situazione, sperando che il virus o la cura arrivi il prima possibile, però presumibilmente noi passeremo ad autunno e inverno in queste condizioni, quindi abituiamoci alla mascherina, abituiamoci ulteriormente a seguire le indicazioni che ci vengono date e scarichiamo anche immuni. Questa è la cosa più semplice che possiamo fare per collaborare. E il test drive Covid-19? Anche oggi ha fatto un'altra comunicazione importante. Sì, lo rifaremo dove l'abbiamo fatto in passato. Abbiamo individuato questi luoghi nel centro operativo del comune, in via dei Cacciatori, vicino alle poste Villa Fastigi. E ha funzionato bene nei mesi scorsi e quindi non vedo perché dobbiamo cambiare. Per il comune c'è un minimo di disagio perché dovremmo spostare 10 postazioni di lavoratori che avevano ripreso possesso di quegli uffici, però è un disagio che sopportiamo volentieri perché pensiamo che le persone siano già abituate ad andare in quel luogo, un luogo anche molto rispettoso della privacy, perché è vero che le persone stanno in fila, però c'è molto spazio, c'è un piazzale molto ampio e quindi è anche un luogo molto rispettoso della privacy, funzionale, centrale per tutta la Vallata del Foglia, non solo per Pesaro, e quindi abbiamo dato indicazioni all'ASUR di ristallare lì il drive perché funziona molto bene e sono state migliaia le persone, come vedete dalle immagini, che in macchina sono passate in quei luoghi e tutti hanno dato un giudizio positivo del servizio, quindi le cose che funzionano vanno mantenute. Sindaco, questa sera non abbiamo soltanto telefonate e messaggi ma anche delle videosegnalazioni che abbiamo raccolto per lei, vediamo la prima. Cosa chiederebbe al sindaco Ricci per questa città? Sicuramente aprire magari più locali così che i giovani si distribuiscono in maniera più, insomma, omogenea tra i vari luoghi, ecco, per non creare ulteriori assembramenti. E per evitare anche che magari noi giovani ci spostiamo in altre città o in Emilia Romagna e restare nella nostra città, Pesaro. A proposito di locali, le vado a leggere anche un messaggio così mi risponde ad entrambi. Se gentilmente si può mettere nei panni di un titolare di un pub, un'attività che apre alle 18 al pubblico e forse dovrà chiudere alle 22 alle ore 23, perché dovrebbe uscire un DPCM nei prossimi giorni. In seconda battuta chiederei se nei palazzi dell'amministrazione si sta parlando di come affrontare le festività natalizie e di conseguenza del Capodanno per gli operatori dello spettacolo che ancora sono fermi. Allora, io penso che il comparto del turismo, il comparto del food, diciamo tutti i comparti che hanno risentito maggiormente della crisi sono anche quelli che avranno bisogno di maggiore attenzione, che hanno risentito della chiusura del Covid, sono quelli che avranno anche bisogno di maggiore attenzione in futuro. Il governo si sta prestando a definire la legge di bilancio del 2021, e credo che una parte di risorse vadano messe per le categorie che più di altre continueranno a soffrire anche nei prossimi mesi. Quindi il turismo non ripartirà nei prossimi mesi e quindi è evidente che abbiamo bisogno di un aiuto per quelle categorie più in difficoltà, 2020 e 2021. E detto questo, io non penso che la risposta sia la chiusura alle 23, la risposta è in quello che abbiamo detto fino a poco tempo fa, a prescindere dall'attività, distanze, mascherine, precauzioni, lavare le mani, eccetera.
magari dovranno organizzarsi ancora meglio i locali per evitare assembramenti nei locali, questo sì, a prescindere dagli orari, perché diciamoci la verità, non tutti i locali hanno rispettato al 100% le prescrizioni del distanziamento. Io vado spesso al ristorante, mi piace mangiare fuori, vado a bere con la famiglia, con gli amici, quindi mi piace stare nei luoghi della socialità, però insomma, ho visto locali meglio organizzati e locali peggio organizzati, quindi bisogna essere ancora più attenti, anche perché adesso saremo quasi sempre al chiuso, nonostante che abbiamo prolungato la possibilità di mettere tavoli gratuitamente all'aperto anche nei prossimi mesi, però immagino che più le temperature diventeranno rigide, più si tenderà ovviamente a stare al chiuso. E quindi io penso, il DPCM, dalle informazioni che ho, non prevederà la chiusura alle 23, lo hanno previsto alcune regioni, però sicuramente nei luoghi della movida dovremmo essere ancora più attenti, lo dico soprattutto ai ragazzi, bisogna tenere la mascherina, bisogna che mettete la mascherina, bisogna che state distanziati, abbiamo fatto mesi e mesi di campagne da questo punto di vista, a maggior ragione adesso che staremo più dentro e meno fuori, questo atteggiamento va tenuto. Per i ragazzi le cose che dicevano sono giuste, però dovremmo far passare questo maledetto Covid, perché noi negli ultimi anni avevamo lavorato tanto per rendere la città più vivace, piena di feste, piena di eventi, piena di concerti, di musica dal vivo, adesso diventa tutto più complicato. Quindi speriamo di sconfiggere nei prossimi mesi il Covid e poi torneremo a fare festa, a ballare, sarà sicuramente compito mio moltiplicare ulteriormente le opportunità di divertimento in città, anche per evitare l'esodo verso la Romagna. È una politica che abbiamo portato avanti per anni, quest'anno però purtroppo abbiamo dovuto tutti rallentare, perché non è l'anno nel quale dobbiamo fare festa. Possiamo divertirci ma senza ballare, senza aggregarci, e a maggior ragione varrà per quest'inverno. Quindi ragazzi, calma, pazienza, divertiamoci diversamente e poi torneremo a divertirci come meglio ci piace. Sentiamo il sindaco, chi c'è al telefono? Buonasera. Buonasera. Ci sente? Eccoci qua, buonasera, prego. Buonasera signor sindaco. Salve. Prima di tutto le vorrei dire che io sono un suo elettore. Bene. Le faccio i complimenti per tutto quello che lei si occupa della sua città, visto che considerato si occupa un po' di tutti i problemi che ci sono. Io comunque sono un portavoce di 14 famiglie di residenti in zona Torraccia, lato collina, diciamo, che va dalla rotatoria in cima a via Gagarin arrivare alla Media World. Noi qui siamo un po' dimenticati, diciamo, dal mondo, non abbiamo il gas, non abbiamo la possibilità di prendere un mezzo pubblico, dobbiamo uscire solo con la macchina perché non sappiamo come attraversare la strada, visto che è delimitata da New Jersey. Se vogliamo prendere il mezzo pubblico dobbiamo andare per forza per Urbino e poi scendere, diciamo, a Campanara, attraversare per andare là, per chi ha una certa età comincia ad essere un po' complicato. E qui non si sa più a che santino rivolgersi, visto che sono anni che mi sono incontrato con diversi assessori, ma nessuno è in grado di dirci una risposta. Allora lo chiediamo direttamente al sindaco. Sì, e non è oggettivamente non è un problema di facile soluzione, perché è una zona dal punto di vista dell'abilità molto complicata. Bisogna vedermi, a capire bene come fare, però quella è una strada difficilmente attraversabile e quindi questo rende tutto più complicato, come lei diceva, sia per i mezzi pubblici che per uscire con l'auto. Sinceramente a oggi non abbiamo una risoluzione del problema, però vedremo come affrontarla. Ecco, in questo momento non sono in grado però di darle una risposta positiva, perché il problema, come diceva lei, è un problema storico e di non facile risoluzione. Magari per l'autobus, giusto per riuscire sì, a... Sì, no, ma non è che l'autobus anziani. Non passa, il problema è che devono andare verso Urbino, mentre con l'auto, non so, adesso io ho capito bene dove abitano, quindi è una strada con in mezzo al guard guardrail e quindi non puoi uscire per andare verso Pesaro, devi andare verso Urbino. Per andare verso Urbino con l'auto fai la rotatoria e torni indietro, ma se devi prendere l'autobus come fanno? È un problema. L'autobus va verso Urbino in quella direzione, per attraversare la strada, non riescono ad attraversare la strada, dovresti fare un sottopasso, dovresti fare una cosa almeno pedonale che gli consenta
o un sottopasso, un sovrappasso, di andare dall'altra parte. Non è un problema di semplice soluzione, però vediamo di mettere le mani anche a questo, magari utilizzare le prossime risorse europee anche per superare questi problemi storici che abbiamo. Ascoltiamo la prossima videosegnalazione. Cosa chiederebbe al sindaco Ricci per questa città? Ma io comunque sì, ho visto già delle grandi migliorie, cioè a livello di città, per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda tutto. E niente, quindi c'è da fare, ma io più che contestare Ricci, contesto a livello nazionale per come viene gestito il tutto. Mi auguro che da qui, nel giro di un anno o due anni, si vedano i miglioramenti, se no ci rivedremo tra due anni, faremo una chiacchierata per vedere com'è la situazione. Aggiungo anche un'altra richiesta di un negoziante di Via Abbati. Chiede come mai sotto le festività natalizie il tappeto rosso che mettete non arriva fino in fondo alla Sesta Via. Adesso faremo arrivare anche lì. Non è... Il problema non è quello, il problema è anche qui. Stiamo pensando come organizzare il Natale quest'anno evitando assembramenti, ed è un controsenso. Già abbiamo dovuto rinviare candela a candelara perché abbiamo ragionato a lungo con gli organizzatori, ma non c'erano le condizioni per fare una cosa senza assembramenti. E stiamo ragionando con il vice sindaco Vimini, con l'assessore Franquellucci, di come organizzare il Natale. Sicuramente sarà un Natale molto bello, ma stiamo cercando di mettere le attrazioni natalizie sparse per il centro, quindi non potremo aggregare tutti in piazza. Non potremmo fare, come abbiamo fatto tutti gli anni, l'accensione, che è diventata una festa mega galattica con migliaia di persone, quindi dobbiamo riorganizzare il tutto. Quindi il problema, la cosa che ci preoccupa in questo momento, non è tanto dove arriverà il tappeto rosso, ma che iniziative riusciremo a fare senza creare problemi di sicurezza. Sarà sicuramente un bel Natale anche quest'anno, un Natale magico, però un Natale in tempi di Covid, quindi dovremmo farlo, organizzarlo in maniera più sparsa, e a maggior ragione cercheremo di coinvolgere tutte le zone del centro storico. Dal punto di vista turistico devo dire che in questi anni siamo cresciuti tanto, poi è arrivato il Covid e adesso dobbiamo riniziare da capo. Agosto è andato bene, agosto anche i primi di settembre, quindi abbiamo tamponato una stagione ovviamente negativa, e questo è un po' in tutta Italia, anche nella nostra città. Adesso dobbiamo ripensare un po' il turismo, e sapendo che lo spazio ha un valore più grande, e quindi stiamo ragionando ad esempio di che fare, stiamo ragionando bene sulla normativa intorno agli appartamenti turistici, perché fino ad oggi abbiamo sempre detto no agli appartamenti turistici, alla trasformazione dei vecchi alberghi in appartamenti turistici, perché non ci siamo fidati che poi diventassero appartamenti veri dove le persone vanno a risiedere e via dicendo. Quest'anno si è resi conto che c'è stata una richiesta molto forte di appartamenti, e quindi se riusciremo a dare una risposta sugli appartamenti turistici sicuramente sarà una risposta giusta in questo momento, però dobbiamo avere le garanzie che poi non diventa una semplice speculazione immobiliare per fare residenza tout court, perché noi abbiamo bisogno di posti letto, abbiamo bisogno di portare le persone a Pesaro. In più abbiamo bisogno di alberghi più nuovi, più grandi, di maggiore qualità. Ci siamo resi conto che gli alberghi che hanno lavorato meglio quest'estate sono quelli che avevano più spazio, quelli che erano stati ristrutturati, che avevano rinnovato. Anche qui ci sono degli incentivi, c'è la possibilità di fare i condotel, ci sono molte strutture alberghiere hanno preso i contributi della regione per la ristrutturazione. Quindi anche una lotta al degrado in generale. Sì, in generale abbiamo bisogno, noi per crescere sul turismo abbiamo bisogno di maggiore ricettività. Prima del Covid, quando organizzavamo gli eventi, spesso e volentieri mandavamo a dormire le persone da Senigallia fino a Rimini, quindi portando tanta ricchezza fuori da Pesaro. Adesso quel problema non c'è, però è anche un momento nel quale dobbiamo ripensare la nostra offerta ricettiva, e le persone cercano spazio. Quindi spazio significa camere più grandi, spazio significa hall più grandi, significa servizi, significa anche ripensare le città. Quest'anno abbiamo fatto l'isola padonale in Viale Trieste, e io penso che sia stata una giusta sperimentazione che dobbiamo ripetere, magari organizzandola meglio. Abbiamo rafforzato le spiagge libere, e i servizi che abbiamo dato nella spiaggia libera hanno migliorato la spiaggia libera, rendendola ancora più accessibile, ancora più pulita. E abbiamo sperimentato gli spettacoli al Parco Miralfiore ed è andato molto bene, il cinema all'aperto a Rocca Costanza ed è andato molto bene, la chiusura della panoramica è diventata ormai un appuntamento fisso di migliaia di ciclisti che vengono da mezzo centro Italia. Quindi abbiamo anche sperimentato delle formule nuove che ci consentono di valorizzare maggiormente gli spazi, perché le persone cercheranno comunque più spazio,
e questo ci obbliga a rivedere il turismo e nelle prossime settimane cercheremo, dentro l'incertezza, di rimettere in campo qualche idea nuova. Sindaco, ci chiedono informazioni sugli asfalti, sulla circonvallazione di Muraglia, ma anche tanti altri argomenti che affronteremo tra pochissimo. Ci fermiamo per la pubblicità. E come avete visto, primo cittadino, anche una nuova veste grafica. Siamo tornati in diretta con il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Sindaco, le chiedo un botta e risposta, abbiamo tante domande per lei. Sì. Le chiedono, quando governava Ceriscioli, non crede che si prendevano decisioni solo in funzione della città di Pesaro, piuttosto che governare dando a tutti i luoghi della provincia la stessa dignità? Biancani ha preso 7.500 preferenze solo nella sua città. Come risponde? Veniva dato, insomma, tutto un po' a Pesaro? Ci si concentrava un po' troppo sulla città? Assicuro che non è stato così. No, credo che sicuramente c'è stato molto più malcontento nelle aree interne, in particolar modo sui temi della sanità, e così come abbiamo visto nelle zone del terremoto. Basta guardare la cartina del voto. E Mangialardi ha vinto sostanzialmente nel comune di Pesaro, nel comune di Ancona, qualche comune della Valle del Foglia, Urbino, comuni intorno ad Ancona, però tutte le aree interne delle Marche ha vinto Acquaroli. Quindi credo che questa tematica della sanità nelle aree interne e del terremoto abbia inciso in maniera molto pesante. E Pesaro, sicuramente il dato positivo nella sconfitta, pur nella sconfitta, è dovuto secondo me alla forza dei candidati e al lavoro di squadra che ho descritto prima. E quindi penso che sia questo, non è che la regione a Pesaro ha fatto cose particolari che rispetto ad altri comuni. Più fondi, no. No, direi proprio di no, anzi ci sono molte cose che sono rimaste in mezzo al guado, penso al nuovo ospedale, e quindi sarà questo uno dei temi che dovremo affrontare con Acquaroli, perché è stata avviata una procedura. Ha notizie su questo? Da quello che mi risulta, la procedura non è come dire, cancellabile, e quindi credo dal Ministero della Salute mi garantiscono che il procedimento non può essere fermato, però molto dipenderà dalla volontà politica. A Pesaro e nel nord delle Marche sono decenni che si aspetta un nuovo ospedale, finalmente abbiamo scelto l'area, è stabilito il meccanismo di finanziamento, spero che sia una delle cose che la nuova giunta regionale e non riveda, perché sarebbe davvero un bel problema, perché non è impedendo il nuovo ospedale tra Pesaro e Fano che si rafforza il resto della sanità. Il resto della sanità territoriale la si rafforza ad esempio con il MES. In questi giorni sono stato tra i promotori insieme a tanti sindaci di una raccolta firme dei sindaci per il MES, perché il MES ad esempio sono le risorse europee che si possono prendere, in prestito europeo che si può prendere per la sanità, può rafforzare fortemente la sanità territoriale. Quando parliamo di piccoli ospedali, di servizi territoriali delle Marche, e se vogliamo potenziarli, la Regione Marche ha questa grande opportunità del MES. Ovviamente dipende molto da cosa farà il Governo nazionale. Io continuerò a spingere in questa direzione, perché se vogliamo parlare concretamente, seriamente, del rafforzamento della sanità italiana e della sanità territoriale, sappiamo che queste risorse sono fondamentali. Abbiamo una telefonata per lei, sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Buonasera. Salve, chiamo da Montecicardo. Io faccio l'autotrasportatore. Volevo fare una domanda principalmente a nome mio, ma anche a nome della categoria, per la categoria. Praticamente noi ci troviamo un po' in difficoltà girando per Pesaro, perché non riusciamo, ci sono tanti ponti coi divieti. Delle 32 tonnellate e così via, anche per andare a Fano, da Pesaro a Fano, da Fano a Pesaro, siamo un po' in difficoltà. Il ponte della ferrovia vicino, che sono stati fatti i lavori vicino lì in Branca, ho visto che hanno fatto i lavori, però ancora c'è il divieto delle 32 tonnellate. Non so, si può fare qualcosa? I lavori lì li abbiamo fatti apposta, fra l'altro sono andati anche lunghi, abbiamo avuto parecchi disagi quest'estate, quindi i lavori sono stati fatti apposta proprio perché quello è uno dei pochi posti dove possono passare i mezzi pesanti per andare tra Pesaro e Fano, quindi diventava un ponte fondamentale anche per il transito dei mezzi pesanti e dei trasporti speciali.
E poi stiamo mettendo mano all'altro punto importante per Pesaro, che è il cavalca ferrovia, perché è dagli anni 60 che è stato fatto, ha bisogno di ristrutturazione, quindi stiamo intervenendo e interverremo sempre più anche in quello. Il lavoro sui ponti è un lavoro costante che va fatto continuamente, sia rispetto alla questione sismica, che ovviamente è fondamentale, abbiamo visto purtroppo diversi crolli negli ultimi anni in Italia, sia rispetto all'esigenza del trasporto pesante. Quindi continueremo a lavorare in questa direzione anche per limitare i disagi per categorie come le vostre. Per Montecicardo invece abbiamo cominciato a fare circa 180.000 euro di asfalti, stiamo facendo, sia Montecicardo, Villa Betti e Monte Gaudio, sono strade comunali, qualcuno mi ha detto che mancano le strade principali, è vero, ma quelle sono strade provinciali, su quelle provinciali deve intervenire la provincia. Noi intanto abbiamo fatto un primo piano di asfalti per dare una prima risposta a Montecicardo, anche se Montecicardo avrà dal prossimo anno 4 milioni e mezzo, più 4 milioni e 8 di investimenti che abbiamo stabilito quando è stata fatta la fusione, e starà al nuovo presidente del municipio, che oggi si è insediato, stabilire insieme al consiglio del municipio le priorità, perché noi dal 1 gennaio del 2021 prenderemo un mutuo per Montecicardo di 4 milioni e 7, 4 milioni e 8 per realizzare le opere fondamentali in quel comune, quindi dare una svolta a un comune che ha avuto tante difficoltà economiche e che grazie alla fusione potrà vivere una nuova vita. E anche lei oggi pomeriggio tra l'altro è andato alla cerimonia. Quando parte la circonvallazione di Muraglia, le chiedono? Se non ci sono di nuovo problemi tra società autostrade e il governo, la strada è sostanzialmente partita nei lavori preparatori, adesso devono spostare l'acquedotto e poi realizzare la strada. Hanno già fatto la gara per scegliere la ditta che deve realizzare la strada. La cosa che continua a preoccuparmi è questo contenzioso tra governo e società autostrade, perché già in Italia è difficile fare le opere e questo contenzioso ha rallentato tutto. Abbiamo perso più di un anno dal crollo del ponte di Genova, sostanzialmente le cose si sono bloccate o fermate ovunque. Poi c'è stato questo accordo, per fortuna a luglio, che ha rimesso in moto la progettazione e tutto l'iter burocratico. Adesso le fibrillazioni e le tensioni di questi giorni un po' mi hanno di nuovo preoccupato, ma non solo sull'interquartiere di Muraglia, ma anche su tutte le altre opere che ancora la società autostrada deve realizzare. Quindi se non ci saranno contenziosi tra società autostrade e il governo, così come dall'accordo di luglio sembra appunto essere scontato, e se non ci saranno contrasti e non ci saranno contenziosi, le opere andranno avanti tutti e noi stiamo spingendo, assicuro i cittadini, giorno dopo giorno, perché le cose vadano avanti. È molto complicato quando i due soggetti che devono realizzare le opere litigano fra di loro, quando viene messa in discussione la revoca a società autostrade che deve fare gli investimenti. Quindi dal ponte di Genova in poi è stato un disastro. Sono passati un anno o due anni ormai. Ormai sì. Sono passati 2 anni dalla caduta del ponte di Genova e quindi sono stati 2 anni di grandi rallentamenti in tutte le procedure. Spero che l'accordo fatto a grandi linee venga ratificato, perché è quello l'unico vero ostacolo nelle opere di Pesaro. Se non c'è quel contenzioso, magari con un po' di ritardo, ma tutte le opere che abbiamo concordato verranno realizzate. Le chiedono, sindaco, per le rotatorie, ad esempio Loreto, Borgo Santa Maria, se ci può fare un riassunto, anche perché continua questa campagna zero semafori e ce ne sono alcuni. Sì, ormai i semafori a Pesaro li abbiamo tolti quasi tutti e adesso stiamo stabilizzando le rotatorie che funzionano meglio. Abbiamo iniziato in via Solferino e adesso faremo quella del Troni, ugualmente l'abbiamo stabilizzata, adesso faremo quella di Loreto, che è anche la più complicata, la più costosa, che però ha funzionato molto bene, e anche quelle che abbiamo sperimentato sulla statale, sia quelle per Largo Tre Martiri, sia quelle per andare a Cattabrighe, alla fine, pur essendo piccole eccetera, hanno dato dei risultati e hanno snellito fortemente il traffico senza creare problemi di sicurezza. Quindi con alcuni accorgimenti gradualmente le renderemo tutte stabili, cioè toglieremo i New Jersey e le faremo definitive. Quindi è un piano che con l'assessore Belloni stiamo portando avanti, sicuramente nei prossimi mesi avremo quella di Loreto. Sentiamo chi c'è al telefono, buonasera. Buonasera, sono Paola, buonasera, grazie sindaco per la sua disponibilità. Grazie. Io le volevo sottoporre questa questione riguardo al benessere dei suoi concittadini e soprattutto la qualità della loro vita. Allora, diciamo, il problema è via Cavour, non so io se lei comunque abita in zona, credo che lo sappia. E il rumore, il chiasso notturno di quella via
eccessivo, veramente. Poi soprattutto quest'estate, con un allargamento della situazione dei tavoli, dei ristoranti, dei pub. E poi in epoca di Covid, io mi chiedo, no? Cioè lì l'assembramento, secondo me, era, cioè, una parola, poteva essere una metafora, l'assembramento, perché sono tutti appiccicati quei ragazzi fino alle 2, alle 3 di notte. Ecco, io le volevo chiedere se sia possibile, insomma, intervenire in qualche modo e limitare tutto ciò. Ecco, intanto la ringrazio e buonasera, grazie. Grazie a lei. Ma sugli assembramenti sicuramente, perché ovunque sono gli assembramenti vanno evitati. Questo vale per via Cavour, valso quest'estate per viale Trieste. Non è stato facile, non a caso io ho tenuto la mascherina obbligatoria fino a un certo punto nei luoghi della Movida, per almeno responsabilizzare i ragazzi, perché quello era il problema, al di là del luogo bisogna evitare gli assembramenti. E quindi questo vale anche per via Cavour. Dopodiché io abito in zona, capisco, però è anche vero che noi dobbiamo permettere all'attività di lavorare, perché so bene che chi abita sopra un'attività ha dei disagi, però dobbiamo anche capire, prima dei ragazzi dicevano sindaco ci deve dare l'opportunità di divertirci qua, di non andare in Romagna. È chiaro che in centro non si può fare la discoteca, non si può fare casino, quindi i locali devono rispettare gli orari, non devono fare la musica tardi, quindi, come dire, devono stare a delle prescrizioni. Però è anche vero che dobbiamo cercare di tenere i ragazzi qua, di far lavorare la gente. Io sono contento, ad esempio, che tanti mettono i tavoli fuori, che la gente mangia fuori, che le persone possono lavorare. Abbiamo chiuso quest'anno Via Passeri. Via Passeri sta rinascendo un po' alla volta, grazie a tante attività che stanno nascendo in quella via, ristoranti, bar, attività. Poi è chiaro che chi abita sopra magari era più contento prima. Però complessivamente per quella via abbiamo ridato una prospettiva commerciale. In via Cavour a volte ci sono degli eccessi, ha ragione la signora, e dobbiamo controllarli meglio, però sempre con grande equilibrio, perché io comunque, nonostante il Covid, lavorerò sempre per una città viva, dove le persone si incontrano, dove ci sono attività, e non per una città morta. Il centro storico è bello anche per essere vissuto, è chiaro che a maggior ragione dove abitano le persone bisogna stare alle regole ed essere ancora più precisi nei controlli, e prendo lo spunto di questa telefonata per rafforzare sicuramente i controlli da parte delle forze dell'ordine e della Polizia Municipale. Andiamo alla prossima videosegnalazione. Cosa chiederebbe al sindaco Ricci per questa città? Sono per che la cultura sia inculcata nei bambini, sin da piccoli, che si possino portare già dall'asilo, ai teatri, fare scuola all'aperto, visto che abbiamo un clima bellissimo. Cioè, lui è una persona molto importante, dovrebbe stimolare tutte queste attività culturali. Il resto ha fatto bene. È 40 anni che vivo a Pesaro, prima ero così, adesso comincio a sentirmi un po' a mio agio. Insomma, un'altra signora soddisfatta, però chiede cultura ai più giovani. Sì, devo dire che sono tante in verità le iniziative che si stanno facendo anche rispetto ai bambini. Penso all'apertura dei musei, il lavoro straordinario che fanno le biblioteche, tutta l'attività che abbiamo fatto sulla lettura. Però continueremo, quindi ha ragione la signora, più si investe sulla cultura e sui ragazzi è meglio ed è un lavoro che continueremo a fare. E anche la presenza di Liliana, insomma, è stata importante. Molto, sì, e in quel caso Liliana Segre è stata una testimonianza sulla memoria e sui valori fondamentale per noi. Siamo davvero fortunati ad averla per diversi mesi all'anno nella nostra città. Pesaro è la sua seconda città, quindi siamo davvero molto fortunati. Quindi lavoreremo ancora di più sui bambini e sono contento anche di come è andata l'estate da questo punto di vista, perché noi abbiamo voluto gestire quest'estate così strana rilanciandoci la cultura. Nonostante tutto abbiamo organizzato il ROF, la Mostra del Cinema, Pop Sofia, tanti eventi in piazza, in questa arena in piazza. Prima parlavo del teatro al Parco Miralfiore, che è stato un grande successo, il cinema. E adesso avremo un autunno nel quale non solo ripartirà il teatro nelle condizioni possibili, ma avremo l'edizione del Rossini Opera Festival a novembre. Quindi avremo una coda del Rossini Opera Festival a novembre, proprio perché vogliamo sperimentare anche forme nuove
alla luce di quello che è successo. Quindi può stare tranquilla la signora, da questo punto di vista continueremo a spingere moltissimo sulla cultura. Non a caso abbiamo candidato Pesaro Urbino a Capitale Europea della Cultura del 2033, perché io non sarò sicuramente più sindaco, ma dobbiamo avere una prospettiva lunga per far crescere sempre più questo territorio come uno dei luoghi più belli da visitare, proprio per la cultura e per la bellezza del paesaggio. E i turisti torneranno in Italia, torneranno a cercare l'arte, la cultura, torneranno a cercare le nostre bellezze. Quindi dobbiamo riorganizzarci in questo momento per essere ancora più accoglienti tra qualche mese, quando questo incubo finalmente sarà finito. Andiamo a sentire il parere di un altro cittadino. Cosa chiederebbe al sindaco Ricci per questa città? C'è un via vai di furgoni e di macchine che i pedoni e fatica non si passa. Ma io sono stato a Fano, sono stato a Regione Cattolica, ci sono anche lì, ma uno, due. Qui siamo costretti a camminare a bordo sul lato della strada più stretto. Più controlli su Via Branca, sul lungomare qualche modifica da fare, da proporre? No, sinceramente quest'anno ha fatto un buon lavoro, a me è piaciuto molto, le iniziative che ha fatto con i tavolini in mezzo l'ho apprezzata tanto, ha ravvivato, ha dato, no, a me l'operato di Ricci, sono sincera, non mi dispiace. Sindaco, si può lavorare sui marciapiedi? No, il signore ha posto un problema vero, cioè noi abbiamo molti corrieri che ovviamente abbiamo un centro storico abbastanza grande e nonostante la crisi del commercio per fortuna ancora ci sono parecchie attività e quindi ci abbiamo a volte in alcune fasce orarie ragione un problema di carico e scarico molto forte. E stiamo cercando di migliorare la situazione con questo servizio urbico che porta i pacchi dentro i negozi scaricandoli all'ingresso del centro storico, però c'è un sistema dei corrieri che va sicuramente organizzato meglio in alcune fasce orarie. Il nostro mobility manager Thomas Flinghi è molto bravo, abbiamo fra l'altro migliorato la vivibilità del centro perché abbiamo tolto le macchine dalla piazza, tolto le macchine da Piazza del Popolo, tolte le macchine da Piazza Olivieri, da Piazza Mosca, quindi abbiamo sicuramente reso la città più pedonalizzata. Via Passeri ne parlavo prima. E abbiamo rivisto grazie anche ai commercianti l'arredo, abbiamo cominciato a rivedere l'arredo di via Curiel e quindi sicuramente stiamo facendo dei passi avanti per avere un centro storico più vivibile, però il tema dei corrieri in alcune fasce orarie è davvero un tema complicato che dobbiamo gestire ancora meglio, così come l'altro aspetto è paradossale, ma noi abbiamo troppe persone che vanno in bicicletta in centro, quindi una delle lamentele più grosse che ho è che in via Branca e in via Rossini è pericoloso camminare perché ci sono troppe biciclette. Noi siamo ovviamente orgogliosi di essere la città della bicicletta, abbiamo vinto anche qualche giorno fa il Giretto d'Italia, che è questa classifica di Legambiente sull'uso della bicicletta, abbiamo stravinto anche quest'anno come la città dove la bicicletta viene più usata in assoluto da parte dei cittadini. E siamo orgogliosi di questo, però ha degli effetti collaterali che a volte si scontrano con le esigenze dei pedoni, soprattutto i turisti me lo rinfacciano spesso, cioè quello di avere le biciclette che sfrecciano di fianco in via Branca, in via Rossini, quindi forse questa via dovremmo renderla davvero pedonale, oggi non è pedonale. Anche i monopattini in questo caso? Ma devo dire che da noi i monopattini funzionano molto bene, nel senso che non ho visto problemi che ci sono in altre città, forse perché a Pesaro c'è la bicipolitana, quindi come dire, abbiamo delle infrastrutture dove è facile andare in bicicletta e anche in monopattino. L'unica cosa è che il servizio che abbiamo, che è molto valido, è un po' costoso, quindi non è alla portata di tutti, è un servizio sicuramente ben gestito, ma un po' costoso. Visto in altre città più grandi, dove c'è più concorrenza tra le aziende, ho provato Bird a Pesaro, a Roma, a Torino e ho visto che Roma a Torino costa meno perché probabilmente c'è più competizione e quindi sono anche in grado di tenere i prezzi un po' più bassi. Quindi ecco, l'unica pecca è questa, che il costo è, mi sembra, come dire, non alla portata di tutti, ma il servizio funziona benissimo e credo che siano anche soddisfatti perché insomma non mi risultano incidenti o situazioni di grave particolarità. Le segnalano una situazione di pericolo per le biciclette che percorrono via Don Minzoni in direzione Piazzale Matteotti. La pista ciclabile è solo disegnata, ci scrivono, a terra, ma non è separata e protetta dalla corsia delle auto che in prossimità di Rocca Costanza tendono poi a tagliare la curva, quindi sì, anche lì si sono... può fare qualcosa. Poi ripeto, la bicipolitana da noi è calcolata soltanto per le ciclabili rialzate, poi ci sono alcuni spazi dove questo non è possibile.
e anche grazie alle ultime modifiche che sono state fatte al codice della strada si possono fare le ciclabili anche con una riga a terra. Non sono il massimo e sicuramente laddove ci sono elementi di pericolosità vanno gestite ancora meglio, però noi vogliamo crescere, abbiamo appena finanziato, cofinanziato altre 5 ciclabili, abbiamo ottenuto finanziamenti regionali ed europei, abbiamo messo la nostra parte di cofinanziamento che è almeno la metà e quindi abbiamo finanziato la ciclabile verso Borgo Santa Maria, la ciclabile di Vismara, la ciclabile di Via Fratti e quindi abbiamo davvero avremo nei prossimi mesi ulteriori ciclabili, faremo crescere ulteriormente la bicipolitana nei quartieri più periferici e questo rafforzerà ulteriormente la città della bicicletta che è diventato ormai, come ben chiaro, anche un brand turistico, perché io penso che questo tema della città della bicicletta potrà portare sempre più a Pesaro tante famiglie proprio attratte da questo elemento di benessere e di qualità della vita che non c'è in tutte le città italiane, anzi spesso e volentieri mi chiamano, anche in questa ultima campagna elettorale sono stati in molti comuni in giro per l'Italia, che copiano l'idea, qualcuno la chiama bicipolitana, qualcuno ciclopolitana, però la sostanza sì. È che guardano a Pesaro come modello nazionale, questo sicuramente ci fa grande piacere. Ciao Matteo, il 31/12/2017 ti avevo inviato delle mail per lamentare la demolizione del velodromo Benelli con negativi impatti sul ciclismo giovanile, in particolare a Pesaro, già in grande difficoltà. Il 27 febbraio del 2018, quindi l'anno successivo, Mila Della Dora mi informava della presentazione al CONI di un progetto per il circuito ciclo pedo rotellistico. A che punto è questo progetto? Le chiedono. Chi è? Sandro Goffi si firma. Ah, Sandro, sì, ok, no, perché sono due o tre quelli che giustamente mi sollecitano. L'ho spiegato prima, se ci avessero finanziato il progetto nello scorso bando delle periferie, Sport Periferie l'avremmo già realizzato. Non ce l'hanno finanziato, l'abbiamo riproposto quest'anno e sono fiducioso quest'anno che ce lo finanzino e quindi insomma incrociamo le dita, tra qualche settimana dovremo avere ci la risposta. Ci sono delle speranze. Abbiamo qualcuno che vuole parlare con lei? Buonasera. Basta tutta la televisione. La sentiamo, buonasera signora, il sindaco è qua che l'ascolta. Ecco, buonasera. Scusatemi perché io vorrei sottolineare un aspetto negativo, perché prego. Visto che fino a questo momento sono state dette sostanzialmente cose positive, sulle quali posso anche essere d'accordo, per carità. L'ascoltiamo. Però forse è bene sottolineare il fatto che le strade di Pesaro sono in una condizione penosa, per non parlare della pulizia, che devo dire, io abito qua da tanti anni e ho verificato che in quest'ultimo periodo la situazione pulizia è veramente vergognosa. Delle strade, dei parchi, qualcosa in particolare, signora? No, anche semplicemente andando in giro per la città, anche okay. Nel centro. Ecco, quindi proprio... Quindi asfalto e pulizia. Come? Asfalto e pulizia. Sindaco, che cosa può rispondere a questa telespettatrice? No, guarda, io sono molto ancora più esigente della signora, nel senso che mi lamento spesso quando vedo delle cose che non vanno come dovrebbero andare. Però che a Pesaro ci siano le strade disastrate, che la città sia sporca, signora, no. Sicuramente possono essere sistemate le strade ancora di più. La città deve essere ancora più pulita. Io ai miei ho detto che sarò soddisfatto quando la città somiglierà alla Svizzera e di certo ancora siamo molto lontani dalla Svizzera. E quindi questa è la mia propensione, sempre a fare meglio, anzi sono anche un po' troppo perfezionista, tant'è che i miei collaboratori non mi sopportano. Però descrivere la città come una città che ha le strade disastrate rispetto ad altre città, no, la invito a girare un po' e vedrà che magari siamo messi anche meglio di altre città. Sicuramente dobbiamo fare ancora meglio, adesso stiamo facendo questa fase di asfalti autunnale, perché poi da dicembre in poi, quando calano le temperature, non si possono più fare, quindi sicuramente molte strade verranno sistemate nelle prossime settimane e poi rimetteremo mano ad un piano d'asfalti per la prossima primavera estate. Quindi qui vediamo quelle che abbiamo appena fatto a Montecicardo. Quindi andiamo avanti in questa direzione, però ecco, le critiche ci vogliono, anzi ha fatto bene, perché sennò sembrava una trasmissione surreale, non mi arrivava nessuna critica, quindi ha fatto benissimo a fare una telefonata di critica, che ce ne sono tanti, ci sono tanti motivi per criticare, però non esageriamo nella critica, perché un conto è dire che c'è una strada messa male, un conto è dire che tutte le strade sono un disastro,
insomma, poi rischia di diventare un'esagerazione. Sindaco, ultimi messaggi per lei. Buonasera, vorremmo segnalare la pericolosità di via San Francesco. Le biciclette transitano sotto i portici appunto di via San Francesco invece di passare nella strada, in considerazione del fatto che si tratta di un passaggio pedonale provato d'uso pubblico. Più di una volta abbiamo rischiato che i nostri figli venissero investiti da ciclisti. E ancora, una domanda per la categoria bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo sulla situazione di concorrenza sleale della Repubblica di San Marino, che sinceramente non so se fa più ridere o piangere, ci dicono. Molti giovani, documentato da loro stessi sui social, si riversano in feste organizzate nei vari locali senza mascherine eccetera, facendo poi rientro nel territorio italiano senza controlli. Che cosa ne pensa? Dovremmo aprire anche noi un locale a San Marino, le chiedono? No, bisogna che San Marino faccia i controlli come ovunque, anche perché non penso che a San Marino non prenda il virus, no? Il virus prende ovunque, abbiamo visto una pandemia, quindi ha fatto bene a dirmelo, perché anche nei rapporti tra stati, tra regioni e San Marino sicuramente possiamo chiedere che vengano rispettate le regole che ci sono in Italia, perché è assurdo che possano avere alcuni locali altre regole, o che magari non hanno altre regole, magari chiudono un occhio nei controlli, cosa che non devono assolutamente fare. Su via San Francesco vale un po' quello che dicevo prima, diciamo, siamo diventati molto ciclisti, a volte però siamo un po' estremisti nel nostro essere ciclisti, dobbiamo essere più rispettosi dei pedoni. E questo di via San Francesco mi è stato sollecitato molto meno rispetto a via Rossini e via Branca, però ha fatto bene il telespettatore o la telespettatrice a segnalarlo, in modo tale che cercheremo anche lì di aumentare i controlli. Chiudiamo con la sicurezza. Buonasera Sindaco, io vorrei porre il problema dei fatti che sono successi al Miralfiore quest'estate. Abbiamo un parco bellissimo ma troppo pericoloso, e quindi la prego di fare qualcosa per aumentare appunto la sicurezza. Ma intanto al parco sono state fatte tante attività e noi continueremo a fare le attività, perché è vero che il parco è un luogo da salvaguardare dal punto di vista ambientale. Però ci sono molte attività che possono aiutare. Quest'anno abbiamo fatto la danza, ad esempio, abbiamo dato spazio alle scuole di danza, alle palestre, al parco, e ha portato gente, ha portato famiglie. Più persone girano il parco, più il parco è controllato. E abbiamo portato il teatro, come dicevo prima, adesso rifaremo tutti i giochi grazie alla Renco nella zona dei giochi. E oltre a questo, ovviamente, abbiamo rifatto la recinzione, gran parte dell'illuminazione, stanno aumentando le telecamere, abbiamo disboscato un po', no? Abbiamo avuto anche qualche polemica con qualche ambientalista, ma giustamente abbiamo cercato di pulire il sottobosco proprio per rendere la visibilità maggiore. E soprattutto abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di essere molto più presenti. Hanno fatto molti interventi quest'estate, la Polizia Municipale costantemente gira, e quindi siamo anche abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti. È chiaro che è un luogo sempre molto sensibile, perché è un luogo vicino alla stazione, questo è il punto debole del Parco Miralfiore. E quindi, essendo vicino alla stazione, è un luogo che si presta a scambi, per questo il fenomeno dello spaccio è il fenomeno che maggiormente le forze dell'ordine stanno tenendo sott'occhio, perché è una posizione di passaggio. Oltre a questo stiamo riqualificando tutta l'area, perché qualche giorno fa abbiamo inaugurato il pump track, l'area degli skate, tra qualche settimana inaugureremo il bocciodromo, ma tutta quell'area dietro la caserma e intorno alla stazione verrà completamente riqualificata con il bando delle periferie che abbiamo vinto, il sottopasso del cavalcaferrovie, tutta l'area dei parcheggi, e ci saranno altri ponti ciclopedonali, quindi diventerà un'area dove verrà ancora più gente. E io ho visto dietro le caserme, nonostante che ancora gli interventi sono molto parziali, domenica c'erano non so quanti bambini che andavano con la bicicletta, con le famiglie, e il degrado si allontana. Quando c'è la gente, i fenomeni di degrado si allontanano, magari si spostano altrove, però io credo molto che una delle politiche, credo molto sul fatto che per la sicurezza serve ovviamente il controllo, serve la repressione, servono le telecamere, serve il lavoro che devono fare le forze dell'ordine, ma un'amministrazione comunale deve portare le persone contro il degrado e contro l'insicurezza, perché laddove ci sono persone, laddove la città è viva, la città è anche più sicura. Questo è un assioma che ormai da sindaco ho ben chiaro, e sono sempre più convinto di questo. I luoghi morti sono insicuri, i luoghi dove non va nessuno sono insicuri, e quindi è compito nostro anche ravvivare quelle parti di città
che in genere sono poco frequentate perché così diventano anche più vivibili e più sicure, sia in termini reali che anche in termini di percezione. Sindaco, a proposito di controlli, già sono state levate delle multe a cittadini che non indossavano la mascherina, così come è successo ad Ancona, o ancora nulla? Ha dato direttive particolari? Stamattina ho parlato con qualche carabiniere, qualche agente della Polizia Municipale, mi dicono che da noi, da quando è stata messa l'ordinanza, le persone la usano abbastanza, quindi non hanno visto, hanno visto le persone abbastanza responsabilizzate. Io confido molto nella responsabilità delle persone. La mascherina è una cosa semplice, semplice da mettere e anche semplice da controllare, per questo credo che noi avremo mesi nei quali la indosseremo sempre di più. Responsabilizza tutti, è facile, ormai ci siamo abituati. Poi so bene che non è il massimo, però voglio dire, abbiamo sentito anche tante stupidaggini sulle mascherine che fanno male, no? Ne sentiamo di tutti i colori. Se dovremo portare la mascherina ancora per qualche mese, fin quando la situazione non sarà tranquilla, dobbiamo farlo, ed è sicuramente meglio mettere la mascherina che richiudersi tutti dentro casa, quindi dobbiamo anche capire qual è il male minore in una situazione del genere. Penso che tutti noi possiamo abituarci e alla fine ci facciamo ormai anche le fotografie con le mascherine, quindi è molto questione di abitudine. Ripeto, avremo ancora mesi complicati, 3, 4, 5, 8, non sappiamo quanti saranno, di certo fino alla prossima estate, presumibilmente. Quindi gestiamo questi mesi al meglio, perché come dire, più saremo attenti e meno problemi avremo. Lo dico anche in virtù di quello che abbiamo passato, cioè, non dimentichiamoci tutti i morti che ci sono stati, la sofferenza che c'è stata, il dolore. Quindi come dire, non vogliamo più vedere quella situazione sanitaria che abbiamo vissuto durante l'emergenza, e questa volta dobbiamo collaborare. Adesso sappiamo meglio quali sono gli effetti del virus, sappiamo meglio anche come tamponare la situazione, quindi collaboriamo tutti, compresa Immuni, ripeto anche in chiusura, scarichiamo Immuni, perché mascherina, Immuni, lavare le mani, il distanziamento, sono le quattro regole che dobbiamo seguire in questi mesi di transizione verso il giorno della liberazione, che probabilmente sarà quando avremo il vaccino e sarà disponibile per tutti. Grazie al sindaco di Pesaro Matteo Ricci per essere stato con noi. Primo Cittadino ritorna invece lunedì prossimo, tra poco il telegiornale di mezzasera. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a voi.